Buongiorno Nicola, ambasciatore dei vini d'Alsazia in Italia. E ascolta, dimmi tre aggettivi che descrivono secondo te i vini d'Alsazia. Beh, sicuramente profondità, poi potrei dire sfaccettature e longevità. E se mi dovessi citare un tuo primo incontro con i vini d'Alsazia, qual è? Devo dire, è stato tanti, tanti anni fa, a Milano, una degustazione con un importatore famoso che credeva tanto nell'Alsazia e ci portava questi vini da assaggiare. Noi eravamo molto ignoranti in materia e ci ha colpito con la sua passione e con la qualità dei vini che ci ha proposto. Perfetto, grazie. E se tu dovessi citarmi tre luoghi legati ad un vigneto, quindi un terroir, un villaggio alsaziano che ami particolarmente? Beh, ce ne sono tanti, direi Tangen, direi Schlossberg e poi direi Colmar, perché secondo me Colmar è la porta dell'Alsazia. Concordo, concordo appieno. E una domanda difficile, eh? Rispondi bene. Qual è secondo te la distinzione tra il Riesling d'Alsazia e il Riesling di tutto il resto del mondo? Beh, il Riesling d'Alsazia non è un Riesling, sono i Riesling, perché la territorialità, i terroir dell'Alsazia donano sempre vini che hanno espressività e anche una profondità sempre diversa, annata su annata e territorio su territorio. Quindi in realtà è quella la vera differenza del Riesling d'Alsazia. Grande. Un'altra domanda. Quali sono i vini d'Alsazia che proprio non devono mancare nella tua cantina, che hai certamente? In realtà li ho tutti perché li sfrutto secondo le occasioni, secondo quello che mi ispira la bottiglia. Quando passo in cantina qualche bottiglia mi chiama, però devo dire che il mio cuore batte sicuramente per il Riesling e il Pinot Gris. Se mi dovessi citare il tuo ultimo colpo di fulmine con i vini d'Alsazia. Beh, direi che è stato ieri sera, con un Cremant Padosé, che mi ha stregato. Ora ti aiuterò io perché mi devi ripetere in alsaziano: sono felice di essere qui a Colmar in occasione del Salone Millesima Alsace. L'ultima frase. Ich bin froh und Colm. So sec fer al Salon Millesims. Bene, grazie mille e buon millesimo Alsace.